Buongiorno a tutti, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 19:29 minuti in questo istante, oggi 7 febbraio, nuova puntata. Appunto, vi dicevo, noi cerchiamo sempre di raccontare tutto quello che fa Milano e città metropolitana. Quest'oggi usciamo un po' dal confine del comune, rimaniamo però nella grande Milano, andiamo dalle parti di Abbiategrasso per incontrare un'associazione, l'associazione Iniziativa Donna, ed è venuta qui a trovarci il presidente dell'associazione Iniziativa Donna, Nunzia Fontana. Buongiorno Nunzia, grazie. Buongiorno mille. A voi, grazie. Grazie mille di essere qui con noi oggi. Ne parliamo proprio oggi perché in questi giorni è il vostro compleanno. Sì, facciamo 25 anni di attività. Beh, insomma, un signor compleanno, sì. 25 anni e non sentirli però, perché da quanto vedo, esatto, davvero tantissime iniziative continuate a fare. Sì. Tante, e insomma, teniamo duro, come si usa dire. Allora, partiamo un attimo però mettendo, diciamo, i puntini sulle i, partiamo dalle, sì, fondamenta. Associazione Iniziativa Donna, che cosa fa e soprattutto perché? Allora, si occupa principalmente di cultura e non solo, ma anche di aspetti ludici, se vogliamo, anche di convivialità fra le associate e il territorio di Abbiategrasso. Il perché è proprio per dare senso a determinati aspetti, soprattutto per quanto riguarda l'ottica femminile, mm-hmm, su molteplici aspetti. In questo caso siamo partiti dalla cultura in senso lato, per, sì, cui la lettura, la promozione del libro e l'incontro con chi scrive. Per cui uomini, donne, però partendo da un punto di vista femminile. Perché appunto il vostro compleanno, il 25esimo compleanno, iniziava le vostre attività 25 anni fa, proprio in un febbraio, la prima domenica di febbraio, con quella che all'epoca era l'iniziativa delle domeniche letterarie di febbraio. Anzi, la domenica letteraria di febbraio, forse no. No, erano già le quattro domeniche, okay, di febbraio. No, di febbraio. Di febbraio. In realtà da qualche anno, quest'anno vi siete un po' allargati. Perché hanno bisesto. Hanno bisesto, non diciamo hanno funesto, anzi dobbiamo. Vi siete allargati, un giorno in più, un giorno più in più allarghiamo. E poi cogliamo l'occasione magari di ospiti prestigiosi internazionali che non cadono necessariamente nel febbraio, ma che cadono in tutto il resto dell'anno. Per e cui, infatti avete iniziato già il 26 gennaio quest'anno. Esatto. E finirete non appunto l'ultimo che è ma il 15 febbraio, marzo. Non il primo marzo, ma bensì il 15 marzo, giustamente. Esatto. Un'iniziativa, appunto, dicevi, voi nascete con questa iniziativa, l'avete portata, esatto, avanti sempre di più, sempre. È stata una scommessa. Cosa significa fare cultura oggi e perché è importante fare cultura oggi? È importante fare cultura oggi, prima di tutto, per mettersi in connessione con la famiglia umana, o le famiglie umane, come noi usiamo dire, perché ci permette di, appunto, conoscere aspetti che magari rimangono solo nell'idea o nella nostra testa, e allora si cerca di svilupparli, come ad esempio facciamo i percorsi di pace, mm-hmm, per cui vogliamo mettere un po' i piedi nel piatto su argomenti molto scottanti, che può essere, l'anno scorso abbiamo fatto 2 o 3 appuntamenti sulla Siria con il vice direttore di Famiglia Cristiana, quest'anno abbiamo cominciato con l'Iran con Farhan Sabahi, dopo l'uccisione del generale Soleimani, per cui vogliamo proprio entrare nel merito e di suscitare un po' di dibattito. Perché è così importante raccontare storie così lontane, in realtà, cioè, parlando di Iraklia, sembrano posti veramente molto lontani da noi, quando verrebbe da dire, adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo, ne avremmo tante da raccontare qui di casa nostra, no? Sai come, certo, come dicono molti. Perché è importante invece raccontare queste storie? Perché sono paesi lontani ma molto vicino a noi. Perché noi vediamo anche le responsabilità poi governative, come interagiscono con questi paesi, tant'è che abbiamo dei contingenti non solo nel vicino Medio Oriente, ma anche in Afghanistan o cose di questo genere. Per cui sono, è vero, paesi magari distanti geograficamente, ma sono paesi molto vicino a noi rispetto ad alcune scelte che altri fanno e che noi vogliamo invece discutere ed approfondire.
Tante iniziative che fate, appunto adesso le Domeniche Letterarie lo ricordiamo, poi lo vedremo anche durante la nostra trasmissione. So che abbiamo anche delle foto di alcune iniziative che Sì. fate, quindi Kilian manda pure quando vuoi tutti i contributi che abbiamo. Per i 25 anni avete fatto anche una bellissima, anzi ti ringrazio perché mi hai Prego. omaggiato di questo bellissimo regalo che è questo libricino, questo È un quadernino che quaderno. avete personalizzato. Sì. Con un bellissimo disegno fatto proprio da una delle vostre socie, credo giusto, una delle Esatto, vostre volontarie, una del direttivo, sì. Sì. e con una frase che è un po' il vostro motto, no? Che lo lascio dire a L'importante è camminare insieme nella stessa direzione. te. 25 Cioè, al di là anni, della eterogeneità delle infatti lì volevo capire, in persone, 25 però, anni non è facile camminare tutti in questa direzione e continuare a camminare. però. Qual è il segreto del vostro cammino? E appunto è il fatto di tenere duro, cercare di capire quali sono un po' le varie esigenze, non solo nostre, ma di carpire un po' i movimenti nella società, che appunto possono essere, le cose seriose, serie, ma anche cose di divertimento, che può essere il torneo di burracco, perché così almeno finanzi un piccolissimo progetto per delle donne, però in quell'occasione ci si diverte. E ci si conosce perché vengono persone che magari non avevi mai visto prima e che sono accomunate dal gioco, ecco. Il tema, diciamo, delle donne in generale è un tema molto, anche forse abusato, mi viene da dire, in questo periodo, però un po' tutti se ne fanno carico, saltano un po' sul carro del vogliamo essere dalla parte delle donne. Cosa vuol dire invece davvero essere dalla parte delle donne e come si fa a fare iniziativa per le donne come nel vostro caso? Ma è un Intanto si ritorna al fatto culturale, cioè perché anche tutto il tema della violenza è un fatto culturale ed è un fatto che comunque interessa gli uomini principalmente. E poi vuol dire occuparsi di tanti aspetti della società, che è la famiglia, i rapporti, ma soprattutto il rispetto. Il fatto di volersi occupare delle donne non significa avere un aspetto sporadico perché c'è la scadenza o perché, ma deve essere un fatto quotidiano, per cui il rispetto nella Tutti famiglia. dicono è l'8 marzo No, tutti i no, giorni, no? Non esatto, basta dirlo però però. no, è anche un comportamento, è anche un comportamento fisico, ma anche un comportamento di testa. Questo è la vera scommessa, perché se manca questo, manca il rispetto, manca il fatto che ti si riconosce questo ruolo, che non è solo quello di riprodurre, cioè quello di fare figli, ma è anche quello di occupare un posto nel lavoro, avere la prima forma di indipendenza che è il lavoro, per cui la moneta, il poter Lo disporre stipendio che di. sia Esatto, cioè per cui adeguato al proprio ecco. lavoro e non. Tante sfaccettature, tanti piccoli passi che permettono di arrivare a un punto dove dici non devono più succedere certe cose, siamo anche abbastanza stufe, Infatti, no? proprio quello che volevo sapere, cioè, siamo stufi un po' tutti, per fortuna, nel senso che da dire certe cose, Certo. siamo stufi, però sembra che cambiamento tardi o arrivi in maniera Esatto. molto lenta, come mai? Cioè, Come mai? Perché a c'è. sentire tutti sono stufi, No, a vorremmo le livello, donne ma anche ovunque, perché a livello forse volte, ripeto, sociale. forse volte fin troppo, ah no, la voglio solo perché no, no, invece No, a livello merito sociale, forse. quando succede un fatto grave di cronaca o cose di questo genere, ma sì, ma poverina, ma sì, ma poverina, oppure hai visto com'era vestita? Cioè, il fatto che una violenza venga codificata perché una era vestita in un determinato modo mi sembra veramente assurdo, per cui il fatto di non trattare l'avvenimento di cronaca nera, bruttissimo, non come vittime, ma veramente come soggetti pensanti e di scelte. Tu sai, forse a volte è meglio quasi non parlarne, verrebbe da dire a volte. Forse si fa più danno forse a parlarne, spesso e volentieri, in quei termini che Sempre, forse. bisogna sempre vedere come se ne parla, come Infatti. se ne parla. Quali iniziative avremo, oltre, anzi, prima di tutto ti chiedo, cioè, raccontaci un po' delle domeniche letterarie, se c'è qualche domenica, so che non puoi dire che una domenica è più importante dell'altra, però
Però qualcosa che vuoi portarci all'attenzione e poi appunto dopo Domeniche Letterarie cosa potremmo fare insieme a voi di Iniziativa Donna? Ma le domeniche letterarie non hanno un unicum, ma sono un po' varie sfaccettature, vari percorsi e che ogni scrittore o scrittrice ci accompagna nel suo mondo. Infatti avremo domenica prossima questa corrispondente estera del Corriere della Sera che tratta di donne nel Medio e Vicino Oriente. La settimana successiva parleremo con una storica giurista grecista che è la Eva Cantarella, conosciuta a livello italiano come principale esponente di questo settore. Avremo chi è stato corrispondente per la RAI nello scorso Giro d'Italia. Perciò ognuno ci accompagna nel proprio mondo ed è questa forse magari la scommessa, perché noi vediamo ogni domenica che il pubblico si diversifica, per cui già sceglie, no? Dove poter venire. Poi vabbè, faremo a cavallo tra aprile e maggio un evento veramente molto importante dove verrà messa in evidenza, faremo poi conoscere chi adesso manteniamo un po' il riservo, è una donna a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, che al di là delle sue posizioni pacifiste, però, ha portato il Made in Italy in Italia. È Ha stata la creato un po' il Made in creatrice, Italy, ecco. diciamo. E poi faremo 2 giorni di festa a giugno, però con dei contenuti con delle associazioni di giovani. E poi faremo come finale, seconda parte dell'anno, la 14ª edizione della Maratona dei Narratori, che è un evento dove ogni anno si Maratona dei invita. narratori. Sì, dura dalla mattina alle 10 fino alle 23. 23-24. Ci sono, ogni anno si cambia argomento, c'è un regolamento internazionale perché ci rifacciamo un regolamento internazionale e per cui ci si cimenta, ma non nella lettura, ma con parole proprie, magari su una poesia, su un libro, su un cinema, su un libro, su un articolo di giornale inerente a quel determinato problema. Però è Posso chi partecipa che deve dire con parole sue. no, almeno scrivermene prima le mie polemiche? Ah, ok, sì, almeno Certo. quello, che okay, no, lo posso L'importante è attenersi estenersi al al regolamento. Quindi regolamento e al tema proprio scelto. narrazione, appunto, non è lettura, non è la sala di No, lettura. assolutamente. E niente cose a memoria o cose di questo genere. È l'interpretazione che ogni persona dà. E poi vabbè, la giornata contro la violenza sulle donne, che Siamo già arrivati, vedremo eh. Siamo già arrivati a fine cosa. anno qua, una delle tante A iniziative che novembre, fate. vedremo. Tutto questo appunto è, diciamo, potrebbe dire il cartellone, proprio il Sì, palinsesto di palinsesto. Iniziativa Donna, ma chi magari da casa ci segue, che magari sta seguendo appunto la Sì. regione di Abbiategrasso così, e invece volesse darvi una mano, come può funzionare, come siete strutturati, come si può andare Certo. ad aiutarvi. Allora, noi abbiamo un direttivo, poi abbiamo l'assemblea delle associate, però abbiamo anche un riferimento fisico molto importante che è il secondo simbolino che vedi lì, che è l'altra libreria, Un'altra libreria, sì. che a sua volta fa i 50 anni di attività, ma con noi fa i 25 anni di collaborazione. E in questa bellissima libreria c'è la possibilità di andare a capire cosa facciamo, cosa non facciamo. Poi inoltre abbiamo un sito, abbiamo la pagina Facebook, per cui tutti possono attingere sulle nostre iniziative e alla domenica mattina, visto che al termine faremo sempre un ricco buffet da 25 anni, da 25 anni. E allora lì il dopo presentazione è sempre così divertente perché c'è lo sfrugugliamento, l'angolo dello sfrugugliamento. Fare tutte queste domeniche dove si parla di libri, portare la gente alla lettura, anche la narrazione, come dicevi, insomma, mi sembra una scommessa molto interessante in un mondo dove ormai si legge sempre meno, Sempre si pubblica meno. sempre di più, si legge sempre meno. Questo è uno dei paradossi grandi Esatto, della letteratura esatto. di oggi. Però è una grande scommessa. Come risponde il territorio? Molto bene, perché è atteso,
È un evento atteso. Io non leggete tutto l'anno, ma a febbraio No, andate. no, Ah, leggete ok, tutto l'anno no. Ok. e poi a febbraio comunque è veramente l'evento del E chi è che territorio. viene a questa domenica itinerante? Chi è il vostro pubblico, il target, come dicono quelli bravi nel Ma un po' di marketing? tutto, donne, uomini, giovani, meno giovani. Ad esempio l'anno scorso quando abbiamo fatto la 13ª edizione della Maratona dei Narratori, che è stato sul giro giro tondo, casca al mondo, casca alla terra, tutti giù per terra, tantissimi giovani, le scuole dell'infanzia e cose di questo genere, che viene dedicata alla sessione del mattino, che si cimentano attraverso una loro interpretazione dell'argomento che viene sottoposto. Per cui è un po' un mondo completo, ecco, uomini, donne, giovani. Fate davvero tantissime, iniziative, tantissime Sì. eventi e tutti di un certo anche spessore culturale. Molto interessante questo. Cioè fare, adesso non me ne vogliano, ma fare la castagnata ci vuole niente. Non me ne vogliono quelli della castagnata, No, e perché poi viva ogni anche volta la che qualcosa qualcuno si incava. castagnata. Come diceva, c'è anche il toro di Il Burraco, burraco, sì, benissimo. Un certo. conto però è fare poi invece certe iniziative del genere, riuscire a portare certi autori, riuscire a portare. Più che l'autore, ma viene a dire il pubblico è più difficile Il che l'autore. pubblico, L'autore perché, viene anche volentieri a uno dice: volte. ma come fate la domenica mattina alle 10:30? Eppure la sala è sempre piena. Oh, quindi insomma, davvero tanti complimenti. Però io credo, dai, non so, invece qual è il sogno nel cassetto che ha il presidente di Iniziativa Donna? Qual è il tuo sogno? Qual Di continuare ed essere sempre più toste. è? Però, che insomma, visto quello che avete fatto finora, è difficile da Sì. pensare cosa potete fare ancora di più. Invece vedo che avete sempre No. nuove grandi idee. Nunzia, ricordaci allora anche le coordinate per trovarvi su internet, offline, dove possiamo incontrarvi Allora, il anche. sito è www.iniziativadonna.it e trovate tutto quello che c'è da trovare, la pagina Facebook Iniziativa Donna, oppure presso l'altra libreria di Via Annoni. Ad Sempre Abbiategrasso. da Abbiategrasso, ricordiamo allora il calendario delle domeniche letterarie. Facciamo appunto il 9, domenica 9, sempre alle 10:30 al Castello Visconteo di Che già solo Abbiategrasso. quello vale la pena, anche solo quello, Sì, perché è la una cornice è cornice bellissima, cioè. bellissima. Le ragazze di Via Rivoluzione con questa corrispondente del Corriere della Sera. Poi faremo la domenica 16 con appunto Eva Cantarella, Gli inganni di Pandora. E le ultime tre, domenica 23 febbraio, sempre al Castello. Castello Visconteo, Fabio Genovesi, che appunto questo che l'anno scorso ha fatto la diretta Rai per il Giro d'Italia. Poi facciamo Domenica Quirico, che è corrispondente esteri della Stampa. Ah sì, come Sì, è appunto chi lo conosce che cos'è la Chirico? guerra. E poi facciamo domenica 15 marzo, con l'uscita di questo libro su Alda Merini, che è stata nostra ospite in un progetto con delle donne Ah. sudafricane, e poi è venuta anche a presentare il suo libro prima che purtroppo morisse, Salutasse. con appunto L'eroina del caos, in un altro spazio bellissimo di Abbiategrasso, che è Spazio Ipazia. Ah, bene, così avremo anche modo di conoscere meglio anche la città di Abbiategrasso, che sono una delle Esatto. tante città intorno all'Italia che ha veramente dei gioielli nascosti da andare a conoscere. E grazie all'iniziativa appunto di Iniziativa Donna, perché no, anche scoprirle e scoprire una cornice davvero di grande, grande cultura. Nunzia, io ti ringrazio davvero Grazie tantissimo a per essere voi, stati con noi buone questa cose e buona mattina. vita a voi. Lo Grazie mille, salutaci tutto il resto della cumpa, come dice questa casa, immagino, Sì. io sono molto curioso, voglio venire a trovare, sono molto curioso, perché Sarai il se benvenuto. questo è il presidente, mi immagino tutto il resto, Sarai il insomma, deve benvenuto, essere davvero veramente. interessante venirvi a conoscere e a farvi complimenti per questi veramente 25 anni di lavoro, Grazie. grande lavoro che fate sul E territorio. l'importante è camminare insieme nella stessa direzione. Grazie mille davvero a Nunzia Fontana, Presidente Grazie. dell'Associazione Iniziativa Donna. Grazie mille, Grazie Nunzia. a voi. Grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento ritorna lunedì con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, buon weekend a tutti. Ci rivediamo sempre qua su Milano News alle 12:30 lunedì con una nuova puntata. Grazie mille, arrivederci a tutti.